Un giorno siamo all'ospedale pediatrico Bambino di Gesù di Roma, con il professor Renato Guerrero, può essere sempre un piacere averla con noi. Tutto mio. Professore, ci racconta qualche storia del rapporto con i bambini, perché un pediatra è un medico un po' speciale, quindi obiettivamente per curare un bambino ci vuole quel qualcosa in più, e qualche storia nella sua lunga carriera sicuramente che le è rimasta impressa. Beh, diciamo, storie di bambini e delle loro famiglie ce ne sono. E quella che vi posso raccontare oggi è la storia di una bimba, sì. Una bimba che si chiama Luna. Luna è una bambina da una parte sfortunata, perché nasce con una malattia genetica che è la miatrofia spinale di tipo 1. Ho conosciuto Luna e la sua famiglia ormai qualche anno fa, e quando arriva la diagnosi di una malattia genetica di questo tipo, dove il bambino è assolutamente neurologicamente normale dal punto di vista intellettuale, certo. E la diagnosi arriva purtroppo nei primissimi mesi di vita, a volte già un mese. E questo produce nei genitori, che sono certi di avere un bambino e sono così lieti di averlo, certo, appena avuto, si trovano di fronte a una diagnosi così grave di una malattia che, se non trattata in modo molto invasivo, non ha delle aspettative di vita e non c'è cura. Quindi sono bambini che necessitano di un supporto ventilatorio per respirare, di una gastrostomia per mangiare, non si possono muovere. Questo crea numerose, come dire, discussioni sul fatto che ci sia accanimento terapeutico o meno nel far andare avanti questi bambini. E questi genitori giovani, con una diagnosi del genere, hanno reagito ovviamente all'inizio con una fase di profonda disperazione, con la necessità di avere informazioni che in parte avevano dai medici, in parte avevano da internet, certo. E su internet, come lei ben sa, si trova di tutto, si trovano cose interessanti e si trovano cose assolutamente fuorvianti. Quindi l'importanza con questi genitori di avere una capacità di comunicare, che è sempre molto difficile, perché per quanto tu cerchi di metterti vicino a loro, camminare con loro, non puoi mai dire se fosse mio figlio, perché non è tuo figlio. E quello che provano questi genitori è sicuramente qualcosa che tu non puoi nemmeno lontanamente immaginare. Ecco, con i genitori di Luna all'inizio c'è stata forse un po' di difficoltà, come è normale che sia, una importanza di farli sentire che noi stavamo vicino a loro, che non l'avremmo abbandonati, certo, qualunque fosse stata la loro decisione. E piano piano si è preso un clima di fiducia e i genitori hanno cominciato a accettare, più la mamma che il papà, all'inizio poi entrambi, la necessità di alimentare questa bambina, di trattarla e poi piano piano di ventilarla. E questi genitori così eroici, io così li definirei, hanno accettato di combattere una battaglia per la loro figlia in attesa di una cura, in qualcosa che potesse essere presente. Questa cura ancora non è disponibile per questi bambini, ma ricerche ce ne sono molte, soprattutto negli Stati Uniti, e speriamo che presto arrivino in Europa su una terapia anche genica della malattia. E quindi in questo momento tanti genitori stanno combattendo per superare questa fase della vita dei loro figli e vedere se è possibile andare avanti nella speranza di una guarigione. Esistono anche tante mistificazioni, tante possibilità di cure che in realtà non sono dimostrate, e quindi c'è molto movimento in questo momento su questa malattia e sulla necessità o meno di fare delle sperimentazioni, ma delle sperimentazioni che siano vere, reali, efficaci e su base di letteratura scientifica e non solamente su idee personali non dimostrate in nessun altro paese del mondo se non in un centro italiano. Detto questo, però, torniamo alla nostra storia. Quindi all'inizio c'era una non accettazione del fatto che questa bambina potesse essere in questo modo. E i genitori rifiutavano delle cure, diciamo, che ritenevano eccessive per loro. Entrato in questo clima di fiducia, piano piano i genitori hanno accettato questo. Hanno portato la loro bambina a casa, hanno combattuto una battaglia nel senso migliore della parola per ottenere i propri diritti, certo, nel comune, nella ASL, dove risiedevano, e sono riusciti a farlo. Ci hanno lasciato anche un filmato con la loro testimonianza, e la bambina
è andata avanti con la sua vita con una gemellina sana e con una sorella maggiore e pian pianino le cose si sono stabilizzate. Certo, la bambina oggi non c'è più. Se la bambina, se la malattia, purtroppo una malattia molto grave, ha avuto un decorso improvviso. Però è rimasto nei nostri cuori, nei cuori della famiglia. Siamo andati anche al funerale di questa bimba. E il rapporto che si è creato tra noi è un rapporto che periodicamente, senza assolutamente essere intrusivi nella vita, nel dolore, certo, che è sempre presente nel cuore di una mamma, chiaro, e di un papà, però è rimasto un feeling, è rimasto una sensazione di aver fatto tutto quello che si poteva fare e soprattutto nella mente e nel cuore di questa famiglia è rimasto il fatto di non aver lasciato andare questa bambina, di non averla, come dire, di aver fatto tutto il possibile. E questo credo che sia una situazione molto molto importante, sì, anche per affrontare il dopo. Esatto, perché poi rimane anche il percorso che si è fatto insieme al medico, perché soprattutto nella diagnosi di una malattia genetica, di una malattia rara, credo che la sensazione peggiore sia quella della solitudine, che una famiglia si trova ad affrontare a volte percorsi anche solo per la diagnosi estenuanti. Invece poter avere un punto di riferimento nel medico che ti accompagna, magari verso la fine, ma che sia un percorso condiviso e consapevole. Assolutamente, quelle che sono le cure palliative. Esatto. Tra l'altro c'è il fortunatamente questi bambini che muoiono sono pochi, nel senso sono cose eccezionali, sì, per qualunque motivo la mortalità infantile in Italia è fortunatamente bassissima. Però questo produce anche una cosa, che mentre fino al periodo prima della guerra la mortalità infantile era abbastanza alta, sì, quando una famiglia ha un bambino che muore, all'epoca trovava qualcun altro che aveva lo stesso problema, quindi c'era una forma di condivisione sociale del problema. Oggi una famiglia che vive il lutto di un bambino è sola, perché non ha nessuno che può capire una cosa del genere. E questo chiaramente non vuole essere un invito a tornare come era prima, ma certamente a trovare strumenti nuovi per essere vicini a queste famiglie. Una modalità di aiuto diversa, che non sia solo diagnosi e terapia, ma che sia proprio... E che continui anche dopo. Bravissimo, sì. In qualche modo. Professore, ci racconti qualche altra storia, perché sono sicura che ha episodi di ogni genere. Ma, diciamo, un altro bimbo con un finale diverso, sì, è quello di Marcellino. Marcellino è un bambino che ci viene mandato da un ospedale, da un grande ospedale, con una forma di insufficienza respiratoria dopo una bronchiolite, quindi sotto l'anno di vita. I colleghi dell'ospedale ce lo mandano come consulenza ed è un bambino che arriva in condizioni veramente molto pesanti, con pochissime possibilità, come dire, con un rischio per la vita molto importante. La malattia era quella di un'interstiziopatia polmonare, quindi il parenchima polmonare, il polmone, che è quello che depone per gli scambi gassosi, era diventato più spesso e quindi non permetteva lo scambio dell'ossigeno e neanche, anche se in misura minore, dell'anidride carbonica verso l'esterno. Quindi il bambino aveva bisogno continuamente di una supplementazione di ossigeno. La malattia è andata avanti, abbiamo trovato anche la diagnosi dal punto di vista genetico, che era quella di un deficit, di una mancanza di alcune proteine del surfattante polmonare. Una parola difficile, ma insomma sono quelle sostanze tensioattive che servono a mantenere disteso il polmone nel neonato. Quando mancano queste proteine, il bambino può avere un grosso deficit alla nascita, ma qualche volta per alcune proteine il deficit si manifesta dopo, come in questo caso. Quindi c'è stato un momento in cui l'unica speranza di sopravvivenza di Marcellino era quella di un trapianto di polmone. L'organo polmone è sempre un organo molto difficile da avere dei donatori, perché il polmone è il primo organo che si deteriora in caso di malattia. Certo. E quindi ricordo molto bene il coraggio, la determinazione, ma anche la disperazione di questi genitori e della mamma in particolare, che ha vissuto per mesi nel nostro sia reparto cercando una soluzione. Abbiamo provato, oltre alle terapie standard, come dire, delle terapie non fuori protocollo, ma certamente delle terapie che non eravamo certi che funzionassero, perché in una certa quota di bambini non funzionano.
Invece questo bimbo, passati i mesi, passati anche qualche anno, pur avendo un esame funzionale che è la tacca del torace molto molto compromessa, siamo riusciti, non noi, siamo riusciti insieme, genitori in primo luogo, la famiglia e perché no qualche preghiera, e pian pianino a non farlo ammalare con altre infezioni. Certo. E siccome il numero di alveoli polmonari col tempo cresce, perché certo, il bambino non nasce con tutti gli alveoli formati, certo, ma proprio come meccanismo di protezione di un eventuale danno neonatale, l'evoluzione, il buon Dio, ci ha fatti in modo tale che gli alveoli polmonari crescono di numero fino a 4 anni di vita, in modo molto importante, c'è chi dice fino ai 7, in certo qual modo anche fino ai 18 anni continua, ma sicuramente fino ai 4 c'è grossa speranza. Quindi questi alveoli, senza altre infezioni, con l'aiuto di immunoglobulina endovena, con l'aiuto di alcuni farmaci antinfiammatori, ora Marcellino è senza ossigeno. La mamma ogni tanto ci manda qualche video, ci manda i suoi saluti, e chissà se lei vedrà questo video, lo saluto anch'io, ne sono molto lieto, insieme a tutti i medici che sono, e gli infermieri che sono affezionatissimi a Marcellino, che ricordiamo nel reparto con le sue cannuline per l'ossigeno, attaccata alla sponda del letto, che ballava su e giù e con voglia di vivere e con una grinta fantastica. E oggi la mamma ci manda un video di Marcellino senza ossigeno che balla a casa sua. Che bellezza! Veramente un bambino simpaticissimo. Questo è meraviglioso. E poi ci sono tante altre storie, di malattie meno gravi, ma che lo stesso, per esempio, ci sono dei bimbi che a volte vengono portati per tosse. Semplicemente una tosse strana, inspiegabile, che apparentemente non risponde a terapia, e a volte questi bambini, ne ricordo 2 o 3 almeno, hanno delle tossi che sono di origine, io non le chiamerei psicosomatiche, le chiamerei da disagio. C'è qualche cosa, l'espressione o nella famiglia, o nella scuola, o nel rapporto con gli amici, che produce nel bambino dei segnali di richiamo, in fondo, sono dei segnali di attenzione. Sono delle diagnosi apparentemente semplici, ma in realtà molto difficili da effettuare, perché sono quelle che noi chiamiamo delle diagnosi di esclusione. Dobbiamo essere certi di non dimenticare nulla di malattie organiche vere e proprie, perché non si può dire a una mamma, a suo figlio, c'è un problema di disagio se prima non è escluso tutto. Ma spesso e volentieri poi sono i genitori stessi che, una volta che tu arrivi a questo, spiegandogli e facendogli capire, anche qui mettendoti vicino a loro e non come giudice, che ci può essere qualcosa che non va, a volte sono i genitori stessi che ci dicono: sì, in effetti l'avevamo immaginato anche noi, in effetti c'è un piccolo problema, in effetti in ogni famiglia ci può essere un litigio, un qualcosa che non va, oppure ci può essere a scuola qualche episodio di, senza arrivare al bullismo, ma comunque di disagio per il bambino, anche più timidi, più in difficoltà, ci può essere un ambientamento difficile. Insomma, far sempre pensare ai genitori che quando eravamo bambini avevamo dei problemi che per noi erano insormontabili e per i nostri genitori sembravano stupidaggini. E quindi anche lì, insomma, senza entrare in particolari sui singoli bambini, credo che ricordarli tutti insieme credo che sia una cosa utile. Soprattutto perché poi questo fa sì che uno non vada veramente a fare soltanto l'analisi dei sintomi piuttosto che andare a individuare una terapia, ma andare a fare invece un percorso insieme ai genitori anche lì di informazione e di crescita E questi bambini venivano inviati dal pediatra di famiglia che non riusciva a risolvere questo problema. Quindi forse quello che possiamo sempre ricordare alla fine di questa nostra chiacchierata è che, vedete, in tutti e tre i casi i pazienti hanno seguito un percorso corretto, perché sono stati inviati o dall'ospedale di riferimento o dal pediatra di famiglia o il pediatra stesso, come nel primo caso che si era accorto che la bambina non deglutiva bene. Allora, solo mantenendo i ruoli del pediatra di famiglia, dell'ospedale di riferimento e dell'ospedale di terzo livello, le cose vengono fatte correttamente, senza voli pindarici, arrivare direttamente alle persone che possono, diciamo, gestire casi molto complicati. E invece ci deve essere una selezione del paziente e inviare solamente quelli che effettivamente hanno bisogno.